Ciao a tutti. Il primo video della rubrica Uno sguardo dallo spazio si concentrerà sull'analisi delle lande di Wye e delle temperature al suolo nell'area del Parco Nazionale del Vesuvio, interessata da un vastissimo incendio dall'11 al 14 luglio 2017. L'analisi ricoprirà un periodo di tempo che va dal 2015 fino a pochi giorni prima della pubblicazione di questo video. Io sono Massimiliano Moraca, ingegnere civile ambientale e GIS specialist, impegnato da circa un decennio nel settore GIS. Se ti interessano contenuti a tema GIS, analisi di dati ed Earth Observation, segui il canale per ricevere aggiornamenti sulle ultime pubblicazioni. Sono napoletano e l'11 luglio 2017 lo ricordo bene. Da casa mia non si vede il Vesuvio, ma affacciandomi dal balcone vedevo questa specie di nuvola che spuntava da dietro alle case in direzione del Vesuvio. Per caso accesi la TV e seppi quello che stava succedendo. Presi subito la bici e andai in un punto panoramico vicino a casa, dove sapevo che avrei visto il Monte Somma con dietro il Vesuvio. Ma quando arrivai lì non c'erano né l'uno e né l'altro. Il giorno dopo ho girato questo video con il mio smartphone. Ed anche questa mattina il Vesuvio sta bruciando. Come possiamo vedere qui, sembra che il fuoco sia arrivato anche sul Monte Somma, lato San Sebastiano al Vesuvio. Ora, quello che vi faccio notare è che questo qui, questa chiazza grigia, non sono nuvole. E fumo, va in direzione di Nola, per giù, Parco del Partenio. Siamo letteralmente circondati da un'unica nube grigia. Ci sono un paio di Canadair che stanno volando, ma non penso possano fare chissà cosa in queste condizioni. E lì in fondo, più o meno dove c'è quel palo della luce, ci dovrebbero essere le montagne del Casertano, che praticamente sono invisibili, totalmente coperte da questa nube, mentre di qui dovrebbero esserci le montagne del Partenio. Questa è la situazione a, insomma, quasi le 7 del mattino. E ci sta ben poco da quello che vedo da commentare. Qualche giorno dopo riuscii a ottenere le prime immagini satellitari. Facevano riferimento proprio al 12 luglio, giorno in cui ho registrato il video che avete appena visto. Quella che vedete è un'immagine true color, cioè creata usando le bande dello spettro elettromagnetico che ricadono nello spettro del visibile, quello in cui vede l'occhio umano in pratica. L'immagine, detta anche scena nel gergo tecnico del settore dell'Earth Observation, è scattata dal satellite multispettrale per l'osservazione terrestre Sentinel-2B della costellazione europea Copernicus. Con questa immagine possiamo vedere una foto dallo spazio degli eventi di quel giorno. La nube di ricaduta delle ceneri si espande spinta dal vento in direzione nord-est. Ricopre buona parte della piana nolana, la Valle di Lauro, e scavalca i monti del Partenio, sia da sud-est che da nord-ovest. Una lingua passa su Avellino, un'altra si muove in direzione Benevento, che raggiungerà il giorno successivo. Si può notare anche un incendio attivo sulle montagne poco sopra Positano. Fu un'estate davvero infausta per le foreste campane, e quelle tra Monte Somma e Vesuvio subirono i danni maggiori. 4 giorni di incendio distrussero completamente centinaia di ettari di foreste vesuviane, secondo un approfondito studio
del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, presentato il 29 gennaio 2019 presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Cito una parte di quel documento che ritengo dia davvero un quadro molto chiaro della devastazione di quei giorni. I danni arrecati dalla sequenza di incendi sviluppatisi nel luglio-agosto del 2017 nel perimetro del Parco Nazionale del Vesuvio hanno interessato una superficie di 3.194 ettari, pari a circa l'80% della superficie boscata complessiva, ripartiti per classi di severità come segue: alta 374 ettari, media 2.147 ettari, medio-bassa 466 ettari, bassa 207 ettari. Lascerò il link al documento completo nella descrizione del video o come primo commento a seconda della piattaforma social su cui pubblicherò il video stesso. Tenevo molto a dare un inquadramento dell'accaduto anche perché è propedeutico all'analisi dei dati che vedremo di seguito. Le scene per l'analisi sono una serie temporale di dati Landsat, costellazioni di satelliti multispettrali e termici statunitensi per l'osservazione della Terra. Come anticipato a inizio video, la serie temporale va da gennaio 2015 a pochi giorni prima della pubblicazione di questa analisi. Prima di addentrarmi nei risultati dell'analisi stessa condotta usando Python, è doveroso fare un piccolo excursus su cosa è e a cosa serve l'indice NDVI e più in generale sul tipo di dato che ho usato. I dati che ho usato sono tutti alla risoluzione spaziale di 30 metri pixel. Tenete bene a mente quest'ultima informazione, perché tornerà utile più avanti. Di Normalized Difference Vegetation Index, NDVI, si inizia a parlare per la prima volta a partire dalla metà del secolo scorso, con il lancio dei primi satelliti per l'osservazione della Terra. Questa espressione mi ricorda di quando a scuola si parlava di storia o fatti storici, e il secolo scorso era il 1800. Io sono del 1983, mi fa sentire un po' un bicentenario. Comunque, stavo parlando dell'NDVI. Questo indice mette in correlazione due bande dello spettro elettromagnetico, la red, il rosso visibile all'occhio umano, e la near infrared, non visibile all'occhio umano. Questo perché in quelle lunghezze d'onda avvengono i fenomeni vitali delle piante. Approfondirò con un video apposito questo indice, per ora ci basta sapere, semplificando, che più ci sono piante verdi, intendo con foglie, in un pixel, più l'indice tenderà a 1. Di contro, al diminuire della copertura vegetale, l'indice andrà via via a 0. Da 0 a qualche decimo di punto sopra lo 0 c'è il suolo nudo. Quando l'indice è negativo, siamo in presenza di acqua, nubi e ghiaccio. L'NDVI ha una variazione proprio tra 1 e meno 1. Questo indice valuta la presenza di attività fotosintetica, mettendo quindi in relazione la lunghezza d'onda del rosso in cui c'è l'assorbimento da parte della clorofilla con quella dell'infrarosso vicino in cui le foglie riflettono la luce solare per evitare il surriscaldamento. L'altro dato che ho considerato è quello termico. I satelliti Landsat 8 e 9 hanno a bordo, oltre ai sensori multispettrali OLI, Operational Land Imager, anche quelli termici TIRS, Thermal Infrared Sensor. Questi ultimi leggono il nostro pianeta a una risoluzione di 100 metri pixel, sebbene il dato venga opportunamente processato e distribuito a 30 metri pixel. I TIRS sono usati per leggere la Land Surface Temperature, cioè la temperatura al suolo. La temperatura al suolo è proprio la temperatura che raggiunge la superficie di un oggetto colpita dai raggi del sole. Ora, senza scendere nel dettaglio del secondo principio della termodinamica, il calore si trasmette in questi modi: conduzione, convezione e irraggiamento. Per spiegare la conduzione, immaginate una pentola di ragù che sta pippiando. Avete mai lasciato il cucchiaio di ferro per girare il sugo sulla pentola mentre questa è sul fuoco? Ecco, tutte le volte che vi scottate toccando il manico del cucchiaio è per colpa della conduzione. La pentola riceve calore dal fuoco. Questo calore si trasmette alle pareti della pentola fino al cucchiaio e al suo manico, che risulterà bollente pur non essendo a diretto contatto col fuoco. Avete mai mischiato l'acqua di una bottiglia contenente acqua fredda con quella di una contenente acqua calda? Ipotizzando che i quantitativi in questione siano uguali, l'acqua avrà una temperatura più o meno media alla fine. Questa è la convezione. L'irraggiamento lo viviamo quotidianamente. Pensate al nostro Sole.
Il suo calore, anche se notevolissimamente ridotto, arriva a noi percorrendo 150 milioni di chilometri nel vuoto cosmico e attraversando la fredda atmosfera terrestre. La vegetazione, per le sue funzioni vitali, assorbe le notevoli quantità di calore che riceve dal Sole, andando a smorzare le escursioni termiche di quei territori che sono da essa ricoperti. Ad esempio, è per questo che in un viale alberato si sta più freschi che in un viale non alberato a parità di città e giorno estivo. Laddove in città, in particolar modo, non c'è vegetazione, la componente del calore irraggiato dalle superfici va ad aggiungersi alle aliquote che concorrono a determinare la temperatura nella colonna d'aria, che è poi quella che apprendiamo dal meteo, ad esempio. L'analisi che ho condotto si è concentrata su 16 punti di controllo. Alcuni di essi fanno parte della pubblicazione che feci tra la fine del 2017 e il 2018 con Antonio Pepe. Anche questa sarà presente in descrizione o tra i commenti. Andiamo a visualizzare i risultati dell'analisi partendo proprio dal punto 1. È in piena aria devastata dal fuoco. Lo si può notare da quel drop, cioè la caduta improvvisa presente nel grafico dell'NTY in luglio 2017. Una ulteriore conferma possiamo averla andando a confrontare la Corilla in cover del 2012 con quella del 2018. Quest'area qui in nero è purtroppo l'area censita dalla Corilla in cover totalmente devastata dal fuoco. Nei 2 anni precedenti l'indice si era tenuto in piena fascia di vegetazione vigorosa, tra 0,6 e 0,8. Gli spike negativi, cioè i picchi verso il basso nel grafico, sono dovuti alla presenza di nuvole in quelle date che coprono il punto di controllo in questione e che quindi sporcano l'andamento naturale del grafico dell'indice e a campana. Da luglio 2017 in poi, quell'area ex bosco di conifere si sta lentamente riprendendo, passando da suolo nudo con valori pressoché intorno a 0,2 ad area debolmente vegetata con un trend in attestazione tra 0,4 e 0,5. Non ci sarà più il bosco lì per decenni. Quello che anche salta all'occhio è l'andamento delle temperature al suolo. Negli anni precedenti, il 2017, non si sono mai sforati i 30 gradi centigradi. Il bosco smorzò le temperature al suolo. Ad agosto dell'anno dell'incendio si è raggiunta la temperatura massima di 43 gradi centigradi, 15 gradi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Da lì in poi, le temperature massime hanno sempre sforato abbondantemente i 30 gradi centigradi, toccando il picco di 44 gradi il 28 giugno scorso. Guardiamo il punto 4. È in piena foresta di latifoglie, lato Montesomma. Il fuoco è arrivato anche lì, come avete potuto vedere dalle immagini del video che vi ho mostrato, ma per fortuna non ha fatto grandi danni. Si vede un piccolo drop qui nell'NDVI, ma già dopo qualche settimana il danno è rientrato. Su questo punto possiamo apprezzare il tipico andamento a campana dell'NDVI che segue i cicli stagionali. Le temperature dell'intero periodo di analisi ci devono far riflettere. Quasi mai sforano i 25 gradi centigradi, a parte casi eccezionali in cui si resta comunque al di sotto dei 29 gradi centigradi. Spostiamoci al punto 5. È in area periurbana, scarsamente vegetata e non interessata dal fuoco del 2017. È inutile soffermarci sull'NDY, ma guardiamo le temperature pre e post 2017. Sono sempre elevatissime, sforando abbondantemente i 35 gradi nei picchi massimi estivi. Il picco massimo per il punto 1 pre-2017 è stato di 30 gradi centigradi. Nel punto 4, 26 gradi centigradi e circa 37 gradi centigradi per il punto 5. È impressionante vedere come il punto 1, senza quel po' di bosco che smorzava le elevate temperature estive dal 2017 in poi,
ha la stessa escursione termica dell'area periurbana. Con il punto 6 ho fatto la fine di Icaro, ho voluto usare e mi sono fatto male. Questo infatti è posizionato a Napoli, sull'inizio di Via Icaia, lato Piazza dei Martiri. Come si vede dalla foto, è un piccolo viale alberato, lungo al massimo un centinaio di metri, i cui alberi crescendo hanno generato una specie di galleria verde naturale. È un'area troppo piccola, sia per valutare l'NDVI delle piante, sia per capire il reale effetto delle stesse sulle temperature. Questo perché per NDVI ho usato dati con una risoluzione spaziale di 30 metri pixel, quindi ogni pixel ha una superficie di 900 metri quadri. Le temperature invece sono un dato distribuito a 30 metri pixel, ma derivato da un dato a 100 metri pixel. Capirete che l'area che ho voluto analizzare è troppo piccola rispetto alla risoluzione del dato che ho usato, e per questo va scartata dai nostri ragionamenti. Sui grafici per questo punto sono riportati i valori mediati che mettono insieme sia l'edificato che il fondo stradale che lo stesso viale alberato. Me lo aspettavo, ma ho voluto vedere il dato reale e non andare per supposizioni. Facciamo un salto e andiamo direttamente al punto 16. È un punto di controllo posizionato sul cratere del Vesuvio. Un'area da sempre priva di vegetazione. L'indice NDVI dice che siamo su un suolo nudo. Infatti il valore è quasi sempre su 0,2. L'assenza di vegetazione si fa sentire, e infatti le temperature massime sono sempre sui 40 gradi centigradi, con picchi fino a 45 gradi nel 28 giugno scorso. Si parla molto dell'aumento delle temperature e dei sempre più frequenti fenomeni di isole di calore, che spesso si accentuano in area urbana. È indubbio il valore mitigatore sulle temperature delle alberature. Proprio gli alberi andrebbero fortemente preservati, perché sono i soldati che combattono per noi la guerra al cambiamento climatico che noi stessi, come specie, abbiamo messo in moto. Ogni volta che c'è un incendio boschivo, perdiamo centinaia di questi soldati, insieme alla fauna, e facciamo come specie un passo verso l'estinzione. Il nostro pianeta è resiliente, in qualche modo sopravviverà a noi. Bisogna vedere però se noi sopravviveremo ai cambiamenti climatici che noi stessi abbiamo messo in atto. Ti ringrazio per aver guardato fino alla fine questo video. Spero sia stato utile e ricco di spunti di riflessione. Dammi il tuo punto di vista sull'argomento lasciando un commento. Non dimenticare di condividere il video nei tuoi canali social. Alla prossima!